Buonasera a tutte e tutti, sono Paolo Cignini, giornalista e responsabile video di Italia che cambia. E sono molto felice di avervi stasera qui con noi in questo nuovo format che stiamo approfondendo, si chiama Tu per Tu. E abbiamo cominciato la scorsa settimana con Sandro Formica parlando di felicità e di cosa significa la felicità. Realmente, questa volta cambiamo, andiamo verso un argomento comunque altrettanto felice che è quello del mondo dei cammini. Siamo in compagnia di alcuni ospiti che nella loro attività insomma sono diciamo, esperti di cammini o diciamo, hanno un rapporto intimo e diretto con questo mondo. Ve li comincio a presentare. Cioè, siamo qui con Ilaria Canali, che è la l'ideatrice, la fondatrice diciamo, della Rete Nazionale delle Donne in Cammino. Insieme a Ciao. ecco qui, ciao Ila. Siamo insieme anche a Daniela Palma e a Luciana Lettere, che di Made for E Walking scusa. e Maps for Walking. Dove che è una iniziativa diciamo per una valorizzazione dei cammini in Salento e in Sud Italia che fra poco ci presenteranno e siamo anche con Vito Paticchia che è uno scrittore, un esperto di cammini, un ideatore del cammino della Via della Lana e della Seta. E diciamo che da tempo si occupa del rapporto col cammino in relazione anche alla storia e alle popolazioni che vivono i nostri borghi in Italia. E perché abbiamo deciso di fare questa puntata stasera? Perché il tema del turismo lento è un tema che ci interessa da sempre. Soprattutto in questo periodo, il titolo proprio del nostro incontro di stasera è Ragionare proprio sul cammino e il turismo lento, una nuova possibilità per l'Italia. Nel titolo abbiamo messo volutamente diciamo, le virgolette nuova perché non è proprio nuova sul giornale, su Italia che cambia da tempo. Per noi è un argomento centrale, è entrato anche nelle visioni, diciamo, caratteristiche fondanti del nostro giornale. E stasera, insomma, dato anche il particolare momento storico in cui purtroppo si cammina un po' di meno, volevamo insomma, avere un quadro e approfondire un po' la tematica e ipotizzare dei possibili scenari futuri legati ai cammini. E ora lascio la parola, lascio presentare i nostri ospiti, che ringrazio tanto per essere qui. Darei la parola a Ilaria Canali, chiederei a Ila se come un po' il suo rapporto con il cammino e come ci si è rapportata, presentando un po' anche la realtà che Italia che cambia ha avuto anche il piacere di presentare. A te, Ila. Allora, grazie Paolo e mi fa molto piacere essere con te, con Italia che cambia. È un'occasione per parlare di cambiamento, appunto. Quando tu dici la novità del turismo lento, la novità del turismo sostenibile, in realtà non è una novità, ma oggi siamo nella necessità di ripensare tutto, tutto quello che credevamo di conoscere. Fosse anche soltanto per il modo di doverlo riprendere per la sicurezza, ma anche solo per poterlo comunicare nel modo giusto. E siamo tutti complici e alleati di un cambiamento, quindi diciamo, il tuo invito è molto prezioso e è un'occasione veramente per confrontarci insieme, di cui abbiamo tanto bisogno, anche perché se no, diciamo, non abbiamo più le agorà per poterlo fare. Detto questo, facendo un passo indietro, e da dove viene il mio
percorso fino ad oggi viene da tanto impegno in generale per far sì che effettivamente ci siano nella realtà dei cambiamenti e negli ultimi anni della mia vita mi sono appassionata al mondo dei cammini, intendendo con questo non una passione che si è estrinsecata nel diventare una camminatrice particolarmente che ho percorso chissà quanti cammini, ma mi sono adoperata nel promuovere tantissimo i cammini degli altri, nel promuovere degli eventi culturali che facessero, che avessero nel camminare il loro centro, il loro fuoco e il loro cuore. Penso all'Appia Day, penso alla Giornata Nazionale del Camminare, momenti che sono entrati nel mio cuore e che hanno poi dato veramente frutto, facendo sì che un anno fa avessi un'idea che secondo me oggi come oggi è ancora più importante di prima, ossia il dare voce e visibilità alle donne in cammino. Perché le donne in cammino? Non solo perché sono tantissime e i numeri ancora non sono disponibili per dimostrare che probabilmente sono di più degli uomini, ma non interessa la quantità. Le donne in cammino, oggi come oggi, e sicuramente chi ascolta lo potrà testimoniare, hanno una capacità narrativa, evocativa, di poesia, di entusiasmo e di fascino che sa veramente generare bellezza, bellezza moltiplicativa. E di questo oggi si ha estremo bisogno. Ma le donne in cammino non sono solamente le donne in cammino nella natura. La Rete Nazionale Donne in Cammino, che ho immaginato un anno fa, doveva essere un modo di dare voce alle donne che nella società italiana sono ancora ai margini, ancora tristemente ai margini, e lo stiamo vedendo proprio in occasione di questa crisi che stiamo tutti affrontando e che non sta ponendo al centro la professionalità, la competenza e il genio femminile. Quindi, se già un anno fa era importante fare un discorso di promozione della voce e della sensibilità delle donne in un campo come quello del camminare, che sembra di nicchia ma non lo è affatto, oggi è assolutamente importantissimo e imprescindibile, ed è appunto il centro del cambiamento dell'Italia che cambia, che vorremmo. Certo, no, e mi ricordo anche quando ci siamo conosciuti in Sardegna, Sì. non è, anche io mi aggancio a questo discorso perché non penso assolutamente che sia più un fenomeno di nicchia. Nella percezione ho potuto constatare nel corso degli anni la crescita e proprio l'interesse per questo tipo di mondi e per la riscoperta di luoghi che in questo paese per troppi anni sono stati insomma dimenticati, no? Al di là della retorica. E forse probabilmente questo è proprio il momento storico giusto, date anche le contingenze, per continuare a valorizzarle e per continuare a scoprirlo. E parlavi anche di donne. Volevo lasciare la presentazione anche a altre due donne che ho avuto il piacerissimo di conoscere presso lo spazio Ce la Canto, che saluto anche l'associazione Coppulatisa, sono Luciana appunto e Daniela, che decidete voi, chi comincia, ci presenteranno un po' la loro esperienza legata al mondo del cammino. Va bene, vado, inizio io, Daniela. Vai, Lucy. Allora, un saluto a tutti e grazie ovviamente a Paolo e Italia che Cambia per questa bella occasione appunto di incontro. Mi presento, sono Luciana, fondatrice di Made for Walking. Made for Walking nasce come blog nel 2014, precisamente noi camminiamo in Puglia, precisamente in Salento. È stato proprio un diario, diciamo, di bordo online, a ispirare tante persone a fare questa importante esperienza, perché poi alla base c'era la necessità e la volontà di raccontare le avventure vissute durante appunto queste piccole grandi passeggiate.
Niente, i racconti sono stati per tanto tempo un modo semplice per promuovere il camminare come unico vero mezzo di conoscenza del proprio territorio o del paesaggio che si sta attraversando. E quindi il blog, attraverso una scrittura emozionale, diciamo, e alcune foto evocative, ha incuriosito tante persone che in privato hanno iniziato a scriverci, chiedendo proprio espressamente di unirsi alle passeggiate. E poi quindi da qui l'idea di fondare un'associazione che potesse riunire tanti camminatori in erba, con la voglia di sperimentare con le proprie gambe i benefici e le scoperte appunto del camminare. E così è stato. Quindi niente, dopo pochi mesi l'associazione ha iniziato ad organizzare degli appuntamenti escursionistici mensili, domenicali, con itinerari a piedi che hanno toccato bene o male tutto il territorio salentino fino alla provincia di Taranto. E i nostri itinerari prevedevano camminate di circa 15 chilometri, e niente, considerate che nel 2015 eravamo veramente in pochi, erano poche le associazioni sul territorio, almeno parlo del mio territorio di riferimento, che organizzavano questo tipo di eventi. Dopo sono nate, diciamo, come funghi le associazioni, e di questo noi non possiamo appunto che esserne state felici. Però niente, volevamo aggiungere qualcosa in più, per quello non ci siamo accontentate, abbiamo iniziato ad avere la voglia di progettare proprio dei veri e propri viaggi a piedi. Ma prima dovevamo provare l'esperienza appunto sulla nostra pelle, e niente, il mio primo viaggio proprio in assoluto è stato un cammino da Brindisi a Matera, abbiamo cercato di intercettare l'antica Viappia. E poi dopo, nel 2017, diciamo, ho voluto strafare, ho intrapreso un viaggio a piedi, che al momento è il viaggio a piedi più lungo della mia vita, che è stata la Parigi-Berlino. Mi sono messa in cammino per 2 mesi insieme a Repubblica Nomade, che è un'associazione di Milano a cui, diciamo, io devo tutto come camminatrice, perché i valori e i principi che ispirano questa associazione per me sono ormai un punto di riferimento assoluto. Niente, quella è stata un'esperienza irripetibile che ha lasciato, diciamo, il segno. E per questo, una volta tornata in Salento, insieme all'aiuto di Daniela, abbiamo voluto promuovere il viaggio a piedi come una meravigliosa esperienza di esplorazione, non tanto dei luoghi, ma soprattutto come proprio viaggio nell'anima. E con lei, infatti, poi abbiamo intrapreso un altro cammino nella nostra bellissima Puglia, poi magari ve lo dirà lei. E al momento siamo impegnati con un altro progetto che si chiama Map for Walking. È un progetto che nasce nel 2018 grazie a un piccolo finanziamento della Regione Puglia, rivolto a giovani che intendono realizzare progetti innovativi a vocazione imprenditoriale. Questi mesi abbiamo effettuato quindi una mappatura di circa 500 km a piedi in Salento. L'obiettivo è stato quello di tracciare percorsi inediti e per nulla segnalati, per valorizzarli. Da questa mappatura è nata poi una guida di viaggio che al momento è scaricabile online. E niente, attraverso sempre il racconto dei luoghi, una ricerca, diciamo, culturale, storica, si è cercato di motivare l'escursionista a camminare nell'entroterra salentino. L'obiettivo appunto è stato quello di portare i viaggiatori a conoscere profondamente la bellezza dei piccoli borghi e le loro campagne, proponendo percorsi ad anello con partenza e arrivo sempre presso una stazione delle Ferrovie Sud-Est, per promuovere così anche la mobilità sostenibile e lenta sin dall'inizio alla fine, diciamo, del percorso proposto. Niente, quindi passo la parola. E Daniela, la tua esperienza, il tuo avvicinamento a questo mondo? Io sono nata principalmente come attivista WWF e come guida escursionistica ambientale legata all'associazione EGAE. Mi sono collegata, ci siamo innamorate, insomma, io e Luciana, in un percorso semplicissimo, che era ci siamo incontrate in un parco all'interno della città di Lecce, dove io svolgo la funzione di guida naturalistica.
E l'innamoramento è avvenuto quasi subito, no? Un po' come quando Ilaria parlava di questa magia delle donne, ci ha fuso in questo legame nella ricerca appunto di dell'esplorazione del territorio e nella voglia di camminare con i nostri piedi e di incontrare persone che raccontino, che raccontano il territorio stesso. E il nostro primo progetto insieme è stato proprio questo viaggio alla scoperta delle oasi WWF della Puglia. L'abbiamo chiamato un progetto un po' avveniristico per noi, avventuroso soprattutto, anche perché è nato davvero spontaneamente con l'intenzione di mettere in luce non solo il patrimonio naturalistico importantissimo, ma anche lo storico artistico dell'entroterra della nostra regione. Quindi siamo partiti così, proprio oggi, il 29 aprile di 2 anni fa, oggi facciamo 2 anni dal nostro viaggio, abbiamo mappato questo percorso e che cosa è venuto fuori? Insomma, intanto l'importanza della valorizzazione delle aree naturalistiche, dei territori in generale, no? Di tutta la nostra Italia. Siamo riusciti a mettere in luce delle persone che sono sempre dietro le quinte di un territorio che cerca di sopravvivere, no? Agli anni che passano e alla grandezza delle città che diventano sempre più imponenti, l'asfalto che diventa sempre più imponente, quindi questi guardiani delle aree naturalistiche che sono anche delle persone ricche di passione e con grande professionalità. Quindi la nostra passione nel camminare, la voglia di riconoscere e di far conoscere queste aree naturalistiche che valorizzano il nostro territorio, le persone che lo vivono lo riguardano, ne sono i paladini, insomma, della loro tutela. E niente, 400 chilometri insomma di viaggio insieme questo diventerà poi, naturalmente la nostra intenzione è quello che diventi proprio un cammino naturalistico che valorizzi appunto soprattutto l'entroterra della nostra regione. Grazie Daniela. Ha introdotto un periodo, ha introdotto una, magari una cosa su cui poi torneremo, che è quella anche del rapporto con le persone, che secondo me sì. è un aspetto molto, molto, molto importante, una caratteristica, una possibilità del turismo lento e i ritmi lenti danno, che il cammino implicitamente propone. Intanto volevo anche far presentare Vito Paticchia. E chiedere a Vito come si è avvicinato al mondo dei cammini e questo cammino della lana e della seta di cui è promotore. Sono molto curioso, voglio saperne di più. Vai Vito. Bene. Ciao Paolo, ciao a tutte, piacere di conoscervi intanto e di condividere con alcune di voi anche l'origine salentina, anche la mia. Allora, come è nato questa passione per i cammini, per l'escursionismo? Io sono partito un po' dal lavoro che svolgevo, dalle pagine di storia. I miei cammini nascono appunto come una elaborazione, un approfondimento di tutta una serie di tematiche storiche che io per professione mi occupavo. Io ho lavorato per oltre quasi 40 anni presso la regione Emilia-Romagna, mi occupavo, ero funzionario, ricercatore presso
presso l'Istituto dei Beni Culturali, quindi mi sono occupato in quanto storico dell'età contemporanea in questa regione, ho scoperto sin da quando sono arrivato tutti i valori resistenziali e quindi la mia passione nasce un po' come una manifestazione nel territorio, un approfondimento nel territorio di studi storici che svolgevo. Quindi occupandomi di storia contemporanea, chiaramente ho svolto ricerche sulla resistenza, intervistando centinaia e centinaia di persone, soprattutto di anziani, perché poi questo è successo soprattutto a partire dagli anni 80, alla fine degli anni 80. È il mio primo lavoro proprio all'interno di questa mia passione e di questo lavoro anche. È stata la frequentazione dell'Appennino in maniera approfondita, cominciando a progettare un'idea e a cercare di realizzarla, che era quella di creare un vasto museo all'aria aperta per conservare la memoria della Seconda Guerra Mondiale in Emilia-Romagna, famosa linea gotica, tutto il territorio attraversato dalla guerra nel corso degli anni 44-45 e che rappresentano un po' l'anima anche di questa regione, no? Una regione solidale, cooperativa, che nasce un po' tra la fine dell'Ottocento, ma che si manifesta con forza nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Il primo lavoro che io ho fatto, prima ancora della Via della Lana della Seta, è stato un lungo cammino lungo i crinali dell'Appennino e lungo proprio quella linea difensiva che fu la linea gotica. Quindi ho ideato e progettato, percorso tutti i crinali dal Tirreno Adriatico, che sono diventati poi una proposizione sia in una guida sia nella realizzazione di questo sentiero che è lungo con le varianti intorno ai 450 km. Questa è stata la prima pubblicazione che ho svolto nel 2011. Terminato quel lavoro e terminato anche il mio impiego presso la Regione Emilia-Romagna, io mi sono avvicinato al Club Alpino Italiano, sono avvicinato al Club Alpino, quindi ho cominciato ad accompagnare dei gruppi di escursionisti, però avevo un po' come dire, l'idea di creare un nuovo cammino perché negli ultimi anni si era sviluppato molto nella nostra regione la Via degli Dei. La Via degli Dei sta rappresentando una forza straordinaria di attrazione e di ricaduta anche dal punto di vista economico per i territori. E ho pensato di progettare un cammino parallelo, no? Su territori completamente diversi, molto, molto più selvaggi della Via degli Dei, ma ricchissimi di storia, così come lo sono tutte le valli, tutti i crinali italiani, sono tutti ricchi di storia. In questo caso la storia risaliva fondamentalmente anche al periodo etrusco, perché questo cammino era anche un cammino che collegava il porto di Populonia con il porto di Spina. Nel caso nostro abbiamo la città di Bologna, che è una città etrusca, era la Felsina etrusca, così come Marzabotto era una città etrusca, Cainua, e lungo questi crinali e queste valli si manifestava questa via commerciale del periodo etrusco. Successivamente nel Medioevo è stata una via di pellegrinaggio, ma quello che ha rappresentato sempre da parte mia lo studio e l'approfondimento della storia mi ha portato poi alla creazione di questo cammino che però fa riferimento a un altro periodo storico abbastanza impegnativo, che è quello della produzione di tessuti sia nella città di Esatto. Bologna sia nella città di Prato. Cioè Esatto. la seta a Bologna è stata la fonte di ricchezza per
per secoli di Bologna, iniziata intorno al 1350, si è conclusa alla fine del XVIII secolo. Lo stesso per Prato, iniziata sempre in quegli anni in maniera vigorosa. Teniamo conto che la città di Bologna, su 60.000 abitanti che aveva in quei secoli, 25.000 erano impiegati nella lavorazione, nel commercio e nel trasporto della seta. Quindi è una fonte di ricchezza straordinaria. E lo stesso per Prato. Per Prato invece era la lana. Non solo, queste due città hanno tuttora due infrastrutture idrauliche contemporanee, molto simili, che sono la chiusa del Cavalciotto a Prato, la chiusa di Casalecchio lungo il fiume Reno, che erano le chiuse attraverso le quali l'acqua dei rispettivi fiumi veniva incanalata verso le rispettive città per essere distribuita attraverso dei piccoli canali e alimentava tutta l'industria che allora erano i mulini, le concerie, erano le ferriere e soprattutto i mulini da seta a Bologna e le gualchiere per la lavorazione della lana a Prato. Quindi è trovato un Perfetto. po' l'anima, no, per questo cammino Certo. si è partiti. Grazie Vito. No, hai introdotto un tema che mi fa da collante, che era il mio interesse approfondire, che un po' forse anche è riassunto nel titolo di questa nostra diretta, che era un po' anche, ci sono due temi che Paolo, come persona, anche prima come giornalista, mi si sta interrogando in questo periodo, cioè sia per quanto riguarda il turismo lento, i cammini, il rapporto che si crea con le persone con cui i nuovi viandanti vengono a contatto. Si intreccia anche a questo il fenomeno un po' dello spopolamento, ne sentiamo sempre parlare, no? I nostri piccoli borghi vengono abbandonati, spesso insomma, c'è una situazione che non è proprio rosea, ma che allo stesso tempo dà numerosi punti di vista creativi per poterne uscire. Il cammino è uno di questi. Dunque, i cammini sono una potenzialità per ricreare una nuova socialità e soprattutto per ricreare una nuova economia. Cioè, come diceva. Per esempio, questo cammino, come diceva Vito, questo collegamento lana e seta, lana e la seta erano proprio caratterizzavano proprio l'economia di queste due città unite, no? Dunque, io volevo chiedo Ilaria, secondo te il turismo lento, i cammini, insomma, il soffermarsi, che possibilità, della tua esperienza, come hai visto il rapporto delle persone, degli abitanti di questi luoghi con i nuovi viandanti e quali sono le possibilità che si possono creare che il turismo lento e il cammino può creare in queste località toccate dai nuovi cammini? Allora, tu hai parlato di possibilità anche di trasformazione attraverso il cammino. E il cammino è un viaggio lento. Si dice che la bellezza di un viaggio non è la destinazione, ma il viaggio stesso. Oggi siamo a una esasperazione ulteriore, stiamo alzando il livello della simbologia del viaggio vissuto e a mio avviso l'indicazione è che il cammino è un viaggio di trasformazione dove la destinazione è la persona stessa, cioè quindi la destinazione è il camminatore, che realizza attraverso il camminare un vero e proprio viaggio dell'eroe che fa sì che quando si arriva si è un'altra persona e si sono apprese tante lezioni. Lo stesso momento che stiamo vivendo è come una grande metafora di un cammino che stiamo facendo tutti insieme, in cui tutti noi siamo fermi ma stiamo camminando e ci stiamo trasformando per poi tra poco riuscire poi a fare i primi passi. La trasformazione che sul territorio può fare un cammino è quando poi si innesta l'empatia e la solidarietà che noi uomini possiamo esprimere. Empatia e solidarietà che, per esempio, mi viene in mente, viene realizzata magnificamente nel cammino delle terre mutate, che alcuni anni fa io pure ho collaborato a promuovere.
appunto uno dei progetti che ho amato e che hanno creato in me tutta questa passione. E in questo percorso realizzato da tantissime persone in tutti questi anni si è riuscito effettivamente a creare un circolo virtuoso di solidarietà tra i camminatori e il territorio. E questo naturalmente è solo un esempio. Un altro esempio non di cammino che posso indicare come, diciamo, nella natura, ma che ho potuto osservare tutti i giorni nel gruppo Ragazzi in Gamba, è stato il cammino della solidarietà che si è espresso nell'aiutare le une e le altre nel realizzare dei cammini individuali. E questo aiuto non è solamente una solidarietà che è di tipo psicologico, ma molto spesso è stata professionale, perché il cammino, quando prima dicevo, non è più un fenomeno di nicchia. Voglio specificare che, per esempio, secondo le informazioni ricevute dal presidente dell'AIGAE, le donne in cammino sono in crescita numerica vertiginosa sul fronte della professionalità per diventare guide escursioniste. Questo è un vero e proprio lavoro e quindi il camminare è un'occasione di lavoro vero e proprio, un green job, e quando ci si aiuta in un gruppo come è il gruppo Ragazze in Gamba, significa da un punto di vista umano aiutarsi sicuramente per mille e una ragione, e oggi più che mai con quello che stiamo affrontando, ma a livello professionale significa anche poter realizzare il proprio mestiere, il proprio lavoro, e quindi è incredibilmente importante. Grazie Ila, mi stimoli anche ero curioso di sapere per l'esperienza magari di Daniela e Luciana, invece nei vari viandanti, nella loro esperienza, i vari viandanti che hanno attraversato le terre pugliesi, no? Che tipo di interazione si è creato anche con i borghi e con i centri che avete vissuto? Perché anche oltre al fatto della possibilità economica per chi li propone, come giustamente diceva Ilaria, c'è anche la possibilità di rigenerazione un po' per i borghi che Sì, vengono interessati da questi cammini, che è un grande tema, perché tantissimo. spesso, come dicevamo, infatti, sono borghi che stanno subendo una situazione diciamo, di recessione e di difficoltà da anni. Qual è la vostra esperienza in questo? Guarda Paolo, noi sin dal lontano 2015 le camminate dell'associazione si sono sempre distinte per una componente di cui proprio non potevamo fare a meno, cioè era proprio l'incontro con dei testimoni, o meglio con dei genius loci, ecco. Cosa si faceva in pratica? Lungo i percorsi che si proponeva, insomma, lungo i percorsi proposti che si proponevano durante le domeniche, si univano quindi due o tre centri storici attraverso strade extraurbane di campagna e si spezzettava, diciamo, il percorso in varie tappe. E in queste tappe avveniva molto spesso qualcosa di magico, perché si ascoltava la testimonianza di questi cari genius loci. Diciamo che si ripartiva più carichi di emozioni, ecco. Gli incontri ovviamente erano tutti preparati e studiati, perché c'era proprio un lavoro di studio dietro. Si è lavorato tantissimo, noi abbiamo almeno lavorato tantissimo su questo aspetto. Quindi, oltre a tracciare, mappare il percorso, fare diversi sopralluoghi, si effettuava proprio una vera e propria ricerca prima di creare l'evento stesso. Quindi, durante le camminate avvenivano incontri con persone che avevano vissuto quei luoghi o che in qualche modo potevano raccontare qualcosa di speciale che ancora sui libri non era mai stato scritto. Quindi persone che avevano forti connessioni con quel territorio e che si erano impegnati magari anche a tutelarli. Quindi abbiamo incontrato ambientalisti, eccellenze del territorio, associazioni culturali, poeti, personaggi comunque importanti per la storia proprio locale.
e per la ricostruzione stessa di una memoria collettiva. A volte ci è capitato anche di incontrare dei bravi politici, cioè dei bravi assessori o dei bravi sindaci che ci hanno raccontato la loro esperienza. Quello stesso principio ovviamente l'abbiamo applicato poi nella guida di viaggio che abbiamo creato e anche nei pacchetti che proponiamo. Noi non possiamo fare assolutamente a meno di tutto questo, cioè nel senso che sappiamo tutti che l'uomo è parte integrante del paesaggio e quindi diciamo che oltre alle spiegazioni della nostra bravissima Daniela sugli aspetti naturalistici, abbiamo sempre avuto la necessità di vivere il paesaggio anche attraverso il racconto di coloro che lo abitavano. E niente, questo ovviamente avviene almeno personalmente anche quando intraprendo un viaggio, diciamo, in solitaria, è un viaggio non organizzato. Cioè io cerco di parlare con quanta più gente possibile lungo la strada, a volte mi ritrovo anche a parlare con le pietre, ecco, questo. E quindi quello che succede è proprio una magia, perché poi chi ci segue in questi percorsi e incontra queste persone si instaura una sorta di innamoramento per il territorio, no? Quindi che non fa altro che innescare una forma di tutela pure, no? Di quello che si attraversa, di quello che si incontra, e quindi una conoscenza diretta di quello che è l'esperienza, cammino, empatia con le persone che camminano con te e una relazione con il territorio stesso e con le persone che fanno quel territorio, che lo vivono e che lo amano e lo tutelano. Che il cambiamento può nascere anche da questo, no? Da questo innesco di amore, di tutela del territorio e di amore per la storia del proprio territorio, ma anche per chi non è del territorio stesso e quindi ha voglia di esplorare le altre regioni, quelle che caratterizzano poi la nostra Italia. Avete accennato alla storia e naturalmente giro questa riflessione collettiva che stiamo facendo anche a Vito, mi sembra un assist a porta a porta. E volevo chiederti, Vito, proprio che ruolo ha la storia nel cammino, nella formazione, nel rapporto tra i viandanti e le persone che hanno vissuto quei territori? Sì, tutti i cammini, i due cammini che ho creato sono stati il risultato di anni e anni di lavoro sia a livello di documentazione mia, di conoscenza, di studio, di approfondimento, frequentazione degli archivi, ma soprattutto poi rapporto con le persone che abitano questi territori, sia nei termini di rilevarne le testimonianze, sia soprattutto l'altra finalità che mi sono sempre prefissa nell'intraprendere queste esperienze è stata quella di cercare di portare attraverso i cammini, attraverso la frequentazione costante nel corso di tutto l'anno di questi territori, anche di portare dell'economia, perché vedere dei territori ricchissimi di storie millenarie e vedere dei personaggi straordinari che resistono in maniera straordinaria a rimanere in questi luoghi, ad amarli, vederli spopolare è un po' una spina nel cuore. E il mio lavoro è rivolto a far conoscere la storia di questi territori, farla amare delle persone che io accompagno o da coloro che leggono quanto scrivo, le guide che ho prodotto, e metterli in relazione con le persone, con le comunità di questi territori. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto per quest'ultimo cammino. E proprio percorrendo questi sentieri, perché la guida è il risultato di 3 anni di lavoro in tutto l'arco dell'anno, perché anche per scrivere la guida c'è necessità di frequentare questi territori nel corso delle varie stagioni, in maniera tale da poter dare
da poter garantire il massimo della sicurezza nel momento in cui lo descrivi, perché i territori cambiano e le condizioni anche meteorologiche o di assesto di dissesto del territorio possono cambiare da un mese all'altro, da una stagione all'altra. E i risultati sono belli, perché quello di cui sono particolarmente orgoglioso è stata la scoperta di una borgata, Belpoggio di Brusanella, che è un borgo di poche decine di persone adesso, di residenti, ma che negli anni 43-44, nei censimenti di quegli anni, arrivava sino a 560 persone. Adesso sono rimasti pochi anziani, qualche giovane si sta aggiungendo, e nel corso della mia frequentazione ho avuto modo di incontrare e di mettere in luce poi successivamente un episodio tragico che era avvenuto durante la guerra, un eccidio di 6 civili. Ho conosciuto la figlia, che ai tempi era 12enne, insieme a una cugina che ne aveva 14, che mi hanno raccontato e messo al corrente di tutto. Ebbene, questa storia così drammatica si è trasformata in due cose: da una parte un rapporto di affetto nei confronti di questi testimoni, di Viviana Passini, di Gigliolo e dei suoi parenti, ma soprattutto è diventata poi una manifestazione che noi facciamo da 5 anni. Da 5 anni, ogni fine mese di settembre, l'ultima domenica di settembre, accompagno centinaia di persone che vengono con il club alpino o con le istituzioni territoriali, i sindaci, le bande, gli alpini, e dopo la commemorazione c'è una grande festa. Cosa è successo nel corso dell'avvio poi del cammino? Quando il cammino è diventato una realtà strutturata, quindi con la segnaletica, i sentieri puliti, eccetera, la gente che leggeva la storia di Viviana sulla guida si fermava, veniva accolta da lei perché è di un'ospitalità straordinaria, e si sono creati tanti di quei rapporti che nel corso nella giornata della commemorazione molti dei camminatori che vengono da Milano, da Torino o da Roma ritornano a settembre per rendere omaggio e starle vicino. Quindi sono creati dei rapporti umani straordinari. Ma questo è avvenuto anche in altri luoghi. Questo è quello più importante, più significativo, più forte dal punto di vista emotivo. Per me, perché quella era una strage che era stata dimenticata, Certo. dimenticata semplicemente perché vicino a Belpoggio c'è Montesole. Montesole è stata la più grave, la più tragica delle stragi sui civili che c'è stata in Italia e nell'Europa occidentale, con oltre 770 vittime. E la grandiosità di questa strage, come dire, ha oscurato tutta una serie di stragi collaterali vicine che erano state assorbite un po' da quella enorme tragedia. Ecco, la riscoperta attraverso il cammino di questi episodi, di questo episodio in particolare, ha permesso di ridare finalmente un po' di pace anche a Viviana e alla sua famiglia. Assolutamente, poi è un esempio che trasforma anche la memoria di rigenerazione sociale, no? Quando si prende poi consapevolezza della nostra memoria, degli eventi essa collegati, cioè con occasione di riscoperta che poi diventa anche riscoperta dei luoghi, dei borghi che sono attori, diciamo, sono stati attori di questi eventi. Una curiosità che avevo, prima Luciana parlava, innanzitutto volevo anche dire un minuto, fare un paio di considerazioni anch'io, perché nel corso della nostra esperienza come giornale Italia che Cambia abbiamo incontrato delle realtà, molte realtà legate al mondo dei cammini in Italia. Innanzitutto questo incontro è stato possibile anche grazie, stasera non c'è, ma anche grazie a Silvia Salmeri. Volevo ricordare anche la sua esperienza di Destinazione Umana, che è questo blog che
che si ispira un po' ai viaggi ispirazionali, no? Cerca di creare dei viaggi nella quale all'interno il camminatore possa poi conoscere veramente il territorio anche legato a determinate esperienze. La sua esperienza Destinazione Umana è stata una delle prime storie su Italia che cambia. Prima Luciana citava la Repubblica Nomade con Moresco, che è una delle nostre realtà, è stata anche una delle nostre storie. E volevo anche ricordare la Compagnia dei Camini di Gianotti, che è stata un'altra delle nostre storie su Italia che cambia, tutte accomunate, diciamo, da soprattutto la compagnia con la Repubblica Nomade, da questa sorpresa, diciamo, ma non troppo. Mi ricordo quando parlavo sia con Alberto che col Duca del profilo dei nuovi camminatori, che è una domanda che volevo portare anche a voi, una riflessione che volevo portare anche a voi. Mi ricordo con Alberto, quando ci incontriamo a Milano, per quanto riguarda la Repubblica Nomade, che fa anche cammini legati anche a una consapevolezza politica, lui rivendicava con orgoglio questo aspetto della Repubblica Nomade, uno dei primi, fu da Milano a Scampia, no? Dunque molto, molto semplificativo, per unire, insomma, due parti d'Italia che sembravano sempre più separate in un cammino unico, dal valore simbolico molto forte. Mi parlava proprio, diceva: guarda, da noi per quanto riguarda i cammini c'è un po' di tutto. Cioè, anche io non pensavo di poter fare migliaia di chilometri, ma li ho fatti, c'è il disoccupato, c'è, insomma, un ampio arcobaleno di persone. E voi, chiedo Ilaria, cosa avete visto, insomma, cosa hai visto nella tua esperienza? Chi sono le camminatrici di oggi? Cosa ti hanno portato, cosa ti hanno ispirato? Ti volevo chiedere, insomma, un po' che persone ci sono? Allora, questa è una domanda che sin dall'inizio i giornalisti hanno chiesto, no? Perché quando si è creato questo fenomeno delle donne in cammino, che improvvisamente tutti ci siamo accorti di quante siamo, i giornalisti volevano sapere qual è il profilo umano della donna in cammino, e la risposta è semplice, non, cioè, c'è di tutto, come dicevi te. Tutte le tipologie di persone, sia a livello di età, perché inizialmente c'erano donne, soprattutto della fascia di età tra i 45 e oltre, ma in un solo anno ho potuto vedere che si è molto abbassata, cioè questo fenomeno è veramente in crescita in questo momento storico. Penso anche Daniela e Luciana, non so che età abbiate, ma insomma vi vedo giovanissime. E quindi ci sono moltissime ragazze che si stanno mettendo in gioco, da preparazioni, da formazioni diversissime. Quindi è veramente un arcobaleno umano di personalità, un fattore che accomuna tutte queste migliaia di donne è il desiderio di godere di una maggiore libertà, quindi il cammino è inteso soprattutto come ricerca di libertà, di uno spazio per sé, di uno spazio non solamente come tempo, ma anche espressivo, quindi Destinazione Umana, che è stata per esempio una dei primi a contattarci, ha perfettamente colto il senso il significato dell'ispirazione che tutti cerchiamo, no? In un cammino, un'ispirazione per cercare di ampliare il nostro tempo, ampliare i nostri orizzonti. Quindi diciamo che questa ricchezza è accomunata dalla libertà, ma anche da tanto coraggio, perché quello che dicevo prima e che fa un po', diciamo, spada con quello che hai detto te, Paolo, c'è comunque un intento politico in senso lato, un intento ideologico, no? Di portare avanti le donne. Quindi chi si mette in gioco e racconta ciò che fa implicitamente da un segnale che ha un valore di militanza, di attivismo, che oggi ha comunque un senso, una lettura che è anche politica. Se
si può essere più o meno consapevoli di questo, ma comunque è sicuramente un segnale chiaro e forte di dire ci siamo con un femminismo ecologista leggero, gentile e garbato, ma comunque forte. Certo, insomma, una tematica Ampia, molto molto ampia. ampia, Sì, molto ma. ampia. Io voglio dire solo che oggi ho avuto una sorta di illuminazione sintetica della situazione che stiamo vivendo, parlando della mancanza della presenza femminile nei vari desk, nelle task force che sono state messe in campo. È come se tutti noi avessimo un solo occhio. Quindi, se noi proviamo a guardare la realtà con un solo occhio, ci rendiamo conto che abbiamo difficoltà a cogliere la profondità di campo. E, è come se nello studio della situazione noi avessimo deliberatamente deciso di guardare solo con un occhio, quello degli uomini, e quindi perdiamo profondità di campo. E questo significa perdere una serie di tasselli nella visione della realtà. Ecco, cosa significa portare avanti le donne oggi in tutti i campi, dare profondità di visione, conoscenza e quindi possibilità di agire. Sì, una bella metafora, perché è sicuramente una forma di ricchezza, di più particolari ci sono, più sfumature vediamo, no? Dunque, grazie. E a Luciana e Daniela volevo chiedere, per ricollegarmi un po' al discorso dei camminatori, giù dalle vostre parti, cosa avete osservato? Un mondo variegato, oppure c'è solo una tipologia di camminatori, sono noiosi, insomma, Ma come sono? ce ne sono diverse tipologie. Naturalmente, quello che accomuna un po' tutti è la voglia di stare in natura, no? Di confrontarsi con quello che è il mondo naturale, con l'aria aperta, la voglia di raccontarsi anche. Poi ti ritrovi magari delle persone che che camminano per fare semplicemente attività sportiva. Se tu proponi un trekking, un percorso che ha comunque un chilometraggio prestabilito, le persone che ci sono alcuni, ci sono delle categorie, insomma, che partono con l'intenzione di dover arrivare all'obiettivo con primi o con la massima velocità. È chiaro che è molto vario, ma la maggior parte, insomma, delle persone hanno la voglia di mettersi in gioco attraverso il cammino e si spogliano un po' da quello che sono le proprie i propri abiti da civile, no? E quindi cominciano a raccontarsi con il compagno che è al suo passo, soprattutto, questo accade soprattutto nei cammini, e il valore femminile e la presenza femminile è altissima ed è molto varia. Anche le giovani si stanno avvicinando appunto alla voglia di mettersi in gioco. Ed è vero, proprio quando incontri le donne, soprattutto, si vede che camminano perché vogliono sentirsi libere. Ed è incredibile immaginare che abbiano cioè, questa esigenza. Perché ce l'hanno? Significa che in qualche modo gli viene negato qualcosa. Hanno bisogno di sentirsi uniche in un momento di confronto con loro stesse. Ed è molto, molto bello e molto particolare. Questa cosa ci può essere proprio un'osservazione antropologica e sociologica interessante riguardo al profilo dei camminatori e delle camminatrici in particolare. Certo, stiamo tirando fuori tanti temi che hanno bisogno di un approfondimento e di altre puntate Sì, è ulteriori, vero, perché il cammino è un verissimo. segnale che il cammino si porta dietro tante,
tanti argomenti collegati, no? Sviluppa e crea e amplia l'orizzonte anche su quello che viviamo tutti i giorni. Questo forse è l'aspetto più interessante del cammino. Esatto, esatto. In una società moderna, insomma, c'è ancora qualcosa da risolvere, almeno per quanto riguarda la sfera, insomma, femminile. E volevo chiedere a Vito una cosa, se per quanto riguarda il profilo dei camminatori, insomma, che ha potuto osservare nel corso dei suoi anni di attività, sì. Anche una cosa che mi interessava è il rapporto dei giovani con la storia. Sì. Può sembrare retorico, ma secondo me è molto importante. Tu, la tua esperienza, cosa hai osservato? Allora, partiamo un po' dal tipo di frequentazione di questi cammini. Beh, io ho potuto notare, e mi piace partire dal primo cammino che ho ideato, cioè la linea gotica. La linea gotica è un cammino molto impegnativo. Stiamo parlando di 400-450 chilometri, con un dislivello che arriva a quasi 18.000 metri complessivamente. Si tratta di camminare per 15-20 giorni, a seconda un po' del ritmo. Beh, io vi devo dire che io ho conosciuto solo una donna che se l'è fatta da sola, trovando delle difficoltà, come dire, un po' anche pericolose, che lei ha raccontato anche nelle sue pagine, nel suo diario, diario che poi io ho utilizzato anche per un articolo che ho scritto sia sulla rivista di Montagne 360, sia sulla rivista Camminare dell'editore Fusta. Dal primo giorno ha incontrato delle situazioni meteorologiche avverse, ha avuto paura, aveva una gran voglia di smettere, ma era il primo giorno, cioè no, non posso tornare a casa in queste condizioni, ha stretto i denti e ha proseguito sino alla fine. È stata un'esperienza straordinaria per lei dal punto di vista umano. E quel cammino, che è molto, ripeto, molto, molto impegnativo, ha visto altre due coppie con le donne che hanno proposto ai loro uomini di farlo insieme. Sono tutte realtà che io ho avuto modo di incontrare, di far incontrare anche fra di loro. Una di queste ragazze, anche Martina Fabbri, ha scritto anche un diario che è stato pubblicato e in questi giorni ha avuto anche la pubblicazione in più lingue, è uscita un'edizione in tedesco, in inglese e in francese, per cui è un'esperienza straordinaria. Io non conosco altri uomini che l'abbiano fatto, che l'abbiano intrapreso e portato a termine nella sua interezza. E per certi aspetti questa esperienza si sta ripetendo anche sul cammino della Via della Seta. La maggior parte delle persone che lo frequentano sono delle ragazze, o singole, anche esse, oppure in gruppo. E cosa cercano? Cercano, qualcuno mi ha detto, noi vogliamo camminare spettinate, sudate, ma libere, no? Questa è la dimostrazione proprio lampante dello spirito con cui si avvicinano, si approcciano un po' al cammino. Va bene i territori, va bene i crinali, va bene le bellezze naturalistiche che ci sono lungo il cammino, un cammino selvaggio, comunità che ti accolgono, ma soprattutto è sentirsi libere da tutti gli orpelli di questa società. E io lo vedo sia dalle richieste che mi vengono presentate attraverso la pagina Facebook del Cammino, sia soprattutto dai profili di Facebook loro, perché ne parlano continuamente. Le ragazze sono quelle che lasciano più segni, no? Anche sui social di questa loro esperienza, e da lì traspare tutta la ricchezza straordinaria. Lo fanno per sentirsi libere, quindi confermo quanto dicevate anche voi, solo che voi lo dite dal punto di vista proprio femminile. Io lo riferisco perché l'ho notato, perché lo leggo sui social, lo intuisco dai messaggi che mi arrivano, e loro, le donne, sono la stragrande maggioranza di coloro che frequentano questo cammino.
Ti lasciamo malconci stasera, Vito. Sì, è va benissimo così, è giusto, è giusto. Bellissimo messaggio. E, a proposito anche della ricchezza delle iniziative, volevo anche ricordare, Vito, mi hai ricordato anche un altro tipo di esperienza che abbiamo approfondito, che è anche quello di Itaca, che poi assume le varie cose che ci siamo detti finora, che è diciamo, un festival del turismo, un festival itinerante. Noi ne siamo molto felici di farne, di essere partner, di insomma collaborare con questa iniziativa, che è anche un'occasione veramente di incontro, di rigenerazione sociale e di, diciamo, scoperta delle opportunità reali del mondo del cammino. È veramente una realtà da approfondire. La lancio un po' come stimolo a chi ci segue, un festival itinerante per tutta Italia, dove i vari attori del turismo lento si incontrano, persone dei luoghi, organizzatori, attività turistiche, attività ricettive. Insomma, è anche quella è una bellissima realtà. E ci resta poco tempo, però io volevo farvi un'ultimissima, se vi va, che è legata un po' al periodo attuale. Cioè, per prepararmi questo incontro, ho fatto un po' di rassegna stampa, controllarmi un po' di articolo, c'è di tutto. Un filo comune è questo, il discorso del turismo di prossimità. Cioè, molto probabilmente sarà più difficile spostarsi in aereo, sarà più difficile spostarsi, almeno nel breve medio periodo, per lunghe distanze, gli spostamenti saranno un po' più contingentati. Questa è un'opportunità comunque per il turismo di prossimità, cioè per quelle bellezze e meraviglie che abbiamo intorno e che spesso non conosciamo. Non si sente bene. Una Non sto sentendo considerazione bene, personale grazie. su come sarà secondo te nei prossimi mesi, cosa Chiedi a me, Paolo? succederà. Ti Paolo, non ti volevo sento. chiedere a te, sì, Ok. mi senti? Ok, Sì, ora sì. Guarda, niente, io non ho. ci siamo. Sì. Paolo, guarda, nonostante, come dire, l'atroce e surreale momento storico che stiamo vivendo, rimango molto positiva per quanto riguarda le nuove possibilità che si apriranno finalmente per il turismo lento. Perché molte persone in questi giorni stanno, secondo me, riscoprendo anche lo stesso utilizzo della bicicletta o grazie comunque ai tempi molto dilatati che si vivono in quarantena, stanno andando a fare la spesa o a fare commissioni a piedi. Quindi nel mio stesso paesino di provincia, io abito in piazza e dal balcone osservo tantissimo. Io prima qui mi arrabbiavo perché per fare 500 metri le persone andavano a fare la spesa in macchina. Ora invece noto tanta gente a piedi, con le mascherine e anche in bicicletta. Questo è un buon, diciamo, come dire, allenamento per finalmente modificare delle abitudini radicate che a mio modesto avviso erano sbagliatissime. E potrebbe, come dire, indurre le persone a cambiare comunque anche il loro modo di pensare a un viaggio e a uno spostamento. Cioè anche fare, come dire, passeggiate, allenamento all'aria aperta, visto che le palestre in questo momento sono chiuse, potrà influire tantissimo su, un cambio di visione. Ci sarà in generale un bisogno impellente in questo momento di essere comunque all'aperto, sentire il vento sulla propria pelle, esporsi al sole, godere di un bel paesaggio dopo essere stati, mesi chiusi a casa. Quindi questo porterà sicuramente le persone, a mio avviso, a fare della natura il fulcro centrale della loro prossima esperienza di viaggio. Questo sarà un espediente, anzi l'espediente forse di cui il turismo lento in Italia aveva bisogno, cioè attirare a sé, nuovi fruitori, nuovi esploratori, persone in cerca di qualcosa di nuovo, da vivere sulla propria pelle. Cioè il fatto che si potrà viaggiare solo in Italia all'inizio porterà tante persone a cercare esperienze fuori anche dall'ordinario, cioè esperienze mai provate prima, a mettersi in gioco. E in Italia viaggiare comunque a piedi o in bici sono per molti esperienze del tutto ancora inedite e straordinarie. Cioè all'estero invece è diverso, non è così, è molto più, accade molto più spesso. Quindi questo attirerà camminatori, ciclisti alle prime armi e sono convinta che tutti coloro che prima o poi si avvicineranno a questo
tipo di esperienza, non ne potranno fare più a meno, perché lo ripeterò fino alla morte. Cioè, quello che regala un cammino o un viaggio a piedi è qualcosa di immenso, cioè non si torna a casa semplicemente con le foto delle vacanze che si mostrano poi agli amici, che fanno finta di essere curiosi di guardarle. Cioè, ma si torna a casa con tante consapevolezze in più, si torna cambiati, rinnovati, ma soprattutto chi sceglie di viaggiare in questo modo può davvero affermare di essere stato in quel posto, perché quel luogo se l'è conquistato con le gambe e con i piedi. Quindi, in conclusione, chi sceglierà di viaggiare in questo modo dovrà per forza scegliere anche mete lontane da grandi centri urbani o da luoghi che attirano le grandi masse. Dovrà andare quindi alla ricerca delle montagne oppure dell'entroterra, luoghi dove comunque sarà garantito il contatto con la natura. Questo porterà finalmente a rimettere piede anche nei piccoli borghi, nei paesini della nostra bellissima Italia, luoghi ai confini quasi con una natura estremamente selvaggia. Questa è la mia idea. Grazie, Ilaria, concordi? Allora, io diciamo che vorrei completare quello che ha detto Luciana senza escludere ciò che ha detto, sia sicuramente il cammino di prossimità è anche configurabile con quello che dici, cioè che si andrà a cercare la natura vicina comunque e quindi nella propria regione. Però è anche vero che il cammino di prossimità è anche il cammino urbano e quindi fondamentalmente quello che è il cambio radicale che noi stiamo facendo adesso e che sicuramente ci porteremo appresso, grazie al cielo, è un cambio di visione, cioè riuscire a vedere quello che abbiamo di bello anche in area urbana. Per quanto mi riguarda, per la mia esperienza a Roma, quindi passiamo da zone completamente diverse, territori completamente diversi. A Roma c'è tutto un discorso importante portato avanti proprio da un amico con cui ho fatto una diretta qualche giorno fa, Luigi Plus, di riscoperta dei tesori nascosti proprio alle porte di Roma, ma quando dico porte di Roma a 10 chilometri, tesori etruschi che sono veramente sconosciuti ai più, perché naturalmente sono nascosti dalla vegetazione, quindi bisogna impegnarsi per scovarli con grande perizia. Ma a Roma stessa io ho attivato un progetto molto bello che si chiama Periferia delle Meraviglie e che ha dimostrato come le periferie, ma questo diciamo sta quasi diventando un luogo comune ormai, le periferie racchiudono tanta tanta bellezza. È un luogo comune per tanti di noi che da tanto tempo ragioniamo sulla rigenerazione urbana, ma oggi sta diventando una conoscenza diffusa per tutti e questo secondo me è qualcosa che mi induce a essere positiva come sei te, Luciana, su tutti i fronti, sia nella natura che nella città. E Vito, tu in relazione a quello che stiamo vivendo, come vedi l'immediato futuro? Ma l'immediato futuro lo vedo un po' con gli occhi sia di Ilaria sia di Luciana. Cioè, sicuramente avremo una frequentazione dei nostri territori, di questi territori o di queste terre marginali molto, molto significativa, anche perché io rilevo anche un altro aspetto importante, cioè in questo cammino la presenza delle istituzioni è stata fondamentale, cioè a parte tutto il lavoro di sopralluoghi, di incontri fatti nel corso di diversi anni che ho fatto io come sopralluoghi, approfondimenti, ma nel momento in cui ho proposto questo cammino alle istituzioni lo hanno abbracciato immediatamente, non solo, ma proprio in questi giorni si stanno progettando delle iniziative di promozione, di rilancio non solo dei cammini, ma proprio dei borghi dell'Appennino,
parlo dell'Appennino chiaramente perché è il territorio dove opero. Straordinaria, domani ci sarà una diretta con i sindaci, assessori di tutto l'Appennino, proprio per rilanciare anche l'attenzione degli stessi cittadini di Bologna, quindi dell'intera città metropolitana, rilanciare le terre poco conosciute e le ricchezze, il patrimonio di bellezza naturalistica, ma soprattutto l'amore della gente, l'enogastronomia straordinaria di questi territori. Quindi sono convinto che se lavoreremo bene anche noi, ne usciremo con una ricchezza, maggiore per tutto il paese. Grazie. Io volevo aggiungere una considerazione finale che avevo su cui avevo pensato, su quale ho riflettuto. Spero anche che sia collegandomi alle istituzioni, che questo periodo e magari il rinnovo dell'interesse per i cammini di prossimità sia uno stimolo anche per la nostra rete ferroviaria. Perché riflettevo prima dell'incontro su com'è semplice oggi, adesso no, per ovvi motivi, ma comunque com'è semplice generalmente andare da Roma a Milano, collegamenti per veloci, una rete super efficiente, poi invece magari per lo sviluppo un po' del turismo locale, per permettere alle persone in bicicletta di potersi spostare, di andare a scoprire i luoghi più remoti che un po' sono l'anima, il cuore pulsante in Italia negli ultimi anni. Ho potuto notare che invece sulle ferrovie locali si va un po' in una direzione opposta. E io spero che questo sia un fenomeno che inverta la rotta, perché è molto, molto, molto importante anche sviluppare una rete di ferrovia locale. È un tema che mi sta a cuore perché mio padre ha fatto una vita a ferroviere, immagini proprio da bambino, in cui disegna gli scambi sul tavolo, cioè, tutti i figli vedono i padri come un punto di riferimento, ma ha vissuto il suo lavoro con grande passione e sostanzialmente è reale questo problema, secondo me, ed è molto importante investire sulle ferrovie locali, tornare a investire veramente sulle ferrovie locali in maniera tale di non abbandonare ulteriormente i nostri borghi che hanno già vissuto per altri motivi una situazione problematica. E dunque volevo aggiungere questo elemento, secondo me, spero Importante. che sia un. Posso portare un esempio di Sì. questa rivalutazione delle ferrovie locali, chiaramente. Noi abbiamo la Porrettana, no? Che collega Bologna con Pistoia, che negli ultimi anni aveva visto un calo pazzesco di utilizzo di passeggeri, e qualche decina d'anni fa si parlava della sua chiusura. Ci sono stati dei comitati che si sono mossi, ma soprattutto c'è stata anche insieme a loro, c'è stato un progetto del Club Alpino Italiano che si chiama Trekking col Treno, che ha 25 anni di esperienza, e dal mese di marzo sino a tutto dicembre, ogni sabato e domenica, ci sono delle escursioni, delle gite giornaliere che partono e arrivano a delle stazioni ferroviarie utilizzando i mezzi pubblici. La parte toscana di questa Porrettana stava per essere completamente chiusa. Avevano già iniziato a smantellare alcune stazioni ferroviarie, e tenendo conto che la Porrettana è una delle primi, è la prima ferrovia italiana transappenninica che Ok. collegò il nord e il sud d'Italia. Ebbene, proprio grazie ai cammini e grazie anche al fatto che adesso con il CAI, con le guide escursionistiche, siamo impegnati in un progetto per creare un nuovo cammino, che è il collegamento da Bologna a Pistoia, insieme alle istituzioni si è deciso di far pressione presso la Regione Toscana perché le stazioni ferroviarie nell'area toscana non siano più smantellate, e addirittura si stanno prendendo dei locali come per utilizzarli come accoglienza o come servizi a favore dell'escursionismo. Quindi l'escursionismo può dare veramente, con i suoi numeri adesso, che sono molto, molto importanti e significativi, può dare una svolta e un indirizzo anche nella possibilità di utilizzare queste ferrovie periferiche per rimettere in moto l'economia dei borghi, delle terre alte, dei borghi abbandonati, o
o della parte interna del paese, che è la spina dorsale, come dice Paolo Romi, sia la spina dorsale del paese. Perfetto, mi sembra il migliore degli auspici. Sì, Io infatti. parlerei di tantissime altre cose per tanto altro tempo, ma siamo giunti proprio alla fine. Io volevo anche ricordare domani questa nostra diretta sarà rilasciata su Italia che Cambia, sarà caricata anche sul nostro canale YouTube. Legheremo anche un po' di rassegna stampa, dove chi ci segue da casa potrà trovare delle ispirazioni ulteriori, anche altri temi che stasera non siamo riusciti a toccare, un tema veramente molto ampio. Ho citato alcune delle realtà, cito anche un'altra fonte di ispirazione a livello di media, che è quella radiofonica, l'esperienza di Radio Francigena, dove all'interno è un po' un punto di riferimento per quanto riguarda il mondo dei cammini. Potete trovare veramente tante, tra cui anche le esperienze di Laria e delle donne in cammino e anche tantissime altre esperienze legate ai cammini italiani, che è veramente un cosmo ricco e particolarmente colorato, è una cosa molto, molto Bello. incoraggiante. E io vi ringrazio a tutte e tutti, è stato un enorme piacere e spero che insomma ci saranno anche altre occasioni di confronto e di dialogo tra noi. Sicuramente. Grazie davvero. Volevo anche Grazie. dire, grazie a voi e volevo Grazie a te, anche Paolo. grazie, volevo anche scusate, ritorno audio e volevo anche magari ringraziarvi proprio per la vostra attività e per il contributo che avete portato, insomma, stasera qui che arricchisce molto la nostra esperienza. Paolo, Grazie. un grazie speciale perché questo incontro è anche stato un vero piacere per ritrovare alcuni dei presenti e conoscere altre giovani donne in cammino e quindi accrescere le sinergie. Quindi questo Infatti. è un flusso di energia positiva che tu stai contribuendo a Creare. incrementare. Quindi grazie. È fondamentale l'interconnessione e lo scambio di esperienze, perciò siamo felici di incentivarlo. Daniela è caduta, la salutiamo, vi saluto, eccola qua che sta Bene, rientrando, la ciao. salutiamo. Ciao Daniela. Grazie. Grazie, grazie veramente. Ciao Vito, ciao. Ciao Ciao a ragazzi, tutti, ciao a presto. tutti. Ciao Ciao, e ciao, è grazie. stato un Ciao. piacere. Un Ciao. piacere. Ciao. Ciao.